Quante persone ci sono qui dentro? Un bel po' di centinaia, andiamo di 3/400. Polizia vuole pulire questa struttura. 500 persone a Roma, questo grande casino. Se dovessero mandarvi via, dove andreste? Questa è una bellissima domanda. Non so dove andare. Per strada, anche per vado a Termini. Anche qua posso dormire. Poi se dormo qua con il freddo, viene ghiaccio, muore meglio, così vado a riposare. Speriamo che non ci mandino via, ma nel caso ci mandassero via, troveremo una soluzione alternativa. Se loro non ce lo troveranno. Noi l'idea è fare una catena umana lungo la Tiburtina, tutti quanti, mano per mano. I bisogni delle persone che vivono in queste condizioni non si affrontano con le ruspe dell'inciviltà. Il responsabile di questa situazione è in primis la proprietà, che non ha messo in sicurezza questo posto e l'ha abbandonato da oltre 35 anni. Secondo l'amministrazione, che non ha fatto in modo che la proprietà lo mettesse in sicurezza e che non ha avviato a nulla, ha lasciato che questo posto diventasse una discarica in tutti i sensi. Qui c'è tutto e di tutto, e quello che c'è non è detto che sia ancora venuto fuori. Quello che c'è di terribilmente pericoloso è l'amianto in forma disgregata, che sta in molte, perché l'amianto serviva per coibentare le tubature. Qua non ci sono più finestre, il vento che viene da est porta l'amianto, oltre nelle bocche delle persone che qui abito, anche nelle bocche di San Basilio. Ci sono medicinali che servono addirittura come tappeto per alcune abitazioni, ci sono acidi, io ho visto bottiglie di acido solforico piene, aperte e piene. Oggi ci vivono centinaia di persone perché già sono stati fatti altri sgomberi in altre zone della città. Ieri a Baobab ci sono persone che da Baobab sono venute qui, è questa la verità, è che gli sgomberi senza soluzione porteranno ai ghetti, e noi i ghetti non li vogliamo. Prima ho abitato bene, ho pagato l'affitto, ce l'ho lavoro, parlo adesso non molto bene italiano, perché senza scuola ho imparato lingua. Questi Ferragosto ho perso il lavoro, non potevo pagare l'affitto. Io per strada ho cercato tanto tempo dove posso abitare e ho trovato questi africani, loro mi hanno aiutato, loro mi hanno dato prima a mangiare, dato vestiti, dato. Adesso abito sto qua. Nessuno vuole difendere questo posto per così come è. Quello che diciamo è che si va presto a dire sgombero, ma invece quello che qui serve è un'evacuazione. Le persone che stanno qui gli va data un'alternativa, perché se no le ritroveremo in un altro posto, in un altro accampamento, si farà un'altra bidonville da qualche parte nella città. La prima proposta è uscire da qua, però con una certezza, nel senso che non è che vado poi in giro alle strade o in qualche altro centro d'accoglienza o in qualche altra occupazione. Una volta uscito da qua, questo spazio è uno spazio e fa parte di un quartiere. Quindi questo spazio deve essere requisito dal comune. Vogliamo che questo spazio sia messo a disposizione della comunità. Stamattina abbiamo mandato una richiesta d'incontro all'insieme degli ambasciatori africani in Italia. Lo possiamo dire ufficialmente, questa richiesta è stata inviata. Ed è chiaro che metteremo tutti gli uni e gli altri di fronte alle loro responsabilità. Le tue politiche delle ruspe in realtà creano illegalità.